Una partita che non ti aspetti, quella dell'Arezzo sul campo dell'Ostia Mare. Una sconfitta netta e senza potersi appigliare nessuna scusa. Un 3-0 umiliante per come si è consumato, senza mai tirare in porta, sempre a subire il gioco degli avversari. A fine partita ha parlato soltanto l'allenatore Paolo Indiani, che non è riuscito a spiegarsi questo blackout. Sì, primo tempo davvero, primo tempo incredibile, primo tempo... un blackout, non era mai successo, cioè, incredibile, cioè, primo tempo nemmeno alla pari, perdevamo tutti i duelli, tutte le seconde palle, non facciamo fatica a trovare una spiegazione, non c'è un breve dubbio, facciamo fatica. Una grossa delusione, mi corregga se sbaglio, almeno da parte mia, è, a parte il blackout inspiegabile, ma poi una mancanza proprio di reazione, proprio, mi aspettavo nel secondo tempo almeno di vedere una squadra un pochino più incisiva. No, ma in secondo tempo abbiamo reagito, in secondo tempo se avevamo fatto il primo tempo, nel secondo forse non la perdevamo, in secondo tempo abbiamo reagito, potevamo fare gol in diverse occasioni, no, non è il secondo tempo, è il primo veramente. Veramente guardabile. Allora dobbiamo essere preoccupati, lei quanto lo è? Ma dopo un primo tempo come oggi sarebbe dai responsabili, non cioè, però è successo e bisognerà capire le cause, anche se ripeto, non è semplice perché sa, dice, è successo a due, tre giocatori, no? È successo a tutta la squadra, senza nessun sentore nei giorni precedenti, però è successo e bisogna chiuderlo e andare avanti. Sono questi momenti in cui bisogna fare quadrato, non so se risponde al vero, ma pare che il presidente abbia annunciato il ritiro, è così? Sì, sembra di sì, però questo è l'ultimo dei problemi, no? Non c'entra niente. Forse la partita di domenica è quella che può fare anche, diciamo, uscire da questa situazione, no? Si va alla prima in classifica che sta scappando e forse è il momento ideale per affrettarla. Sì, viene a proposito, andiamo domenica a vedere e basta, siamo fatti.